Ciao ragazzi, ben ritrovati. Scusate se ieri non ho fatto nessun post partita, ma non ce l'ho fatta anche perché avevo un pochettino di mal di gola, quindi oggi vabbè, non sono proprio perfetto, ma ci proviamo. Allora, Parma Modena che mi aspettavo di vincere, ma non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo rischiato anche di perderla. Quindi, diciamo che il pareggio alla fine, giunto al 93esimo, va anche bene, anche perché il Modena, quinta in classifica, fuori casa non ha mai perso. Quindi, insomma, evidentemente non fa poi così tanto cagare. Partiamo con il primo tempo. Primo tempo che sinceramente ha fatto abbastanza schifo. Nel senso che non è successo praticamente quasi niente. Diciamo che, io vedo qua i miei punti, c'è diciamo un Cicci Zola che è chiamato in causa più volte su uscite basse, oppure ad anticipare, prendendo la rincorsa, gli attaccanti del Modena lanciati centralmente, quindi azioni pericolose, però diciamo non succede niente, se non un Cicci abbastanza impegnato. Dopodiché abbiamo un eroe grossolano di Bonny che poteva portarci in vantaggio e un colpo di testa di Mane al quindicesimo fuori di non tanto. Però diciamo un primo tempo secondo me abbastanza anonimo, infatti non mi è piaciuto per nulla, devo dire la verità. Dopodiché cambiamo volto perché Bonny, che non ha fatto tantissimo primo tempo, Somme non è stato particolarmente ispirato. Ci ritroviamo con una ripresa invece di tutt'altra specie, dove purtroppo noi partiamo bene, facciamo vedere che diciamo non giocheremo come il primo tempo. Però cosa succede? Succede che entra Charpentier ed esce Bonny, ed effettivamente Charpentier fa vedere che c'è una voglia pazzesca di fare gol. E diciamo che anche sfortuna, cioè da una parte ne sbaglia anche uno praticamente già fatto davanti al portiere, un triangolo con Somme bellissimo che ridà il pallone, Somme molto preciso e davanti alla porta purtroppo gliela tira molto facile. Sekulic, il portiere del Modena, qui non ha grosse difficoltà perché il tiro di Charpentier non era granché, devo dire la verità. Però poi cosa succede? Succede che diciamo che il Parma all'arrembaggio, succede che il Parma gioca meglio, ma becca gol. Allora, becca gol, un Parma che meritava di passare lui in vantaggio. E guardate per cosa becca gol. Ve lo faccio vedere. Vabbè, qui lo vediamo invertito, ok? Solito discorso, non ho il tempo di invertire queste foto, eccetera. Però, e il video mi è comodo così per inquadrarmi, ma c'è il tocco di Falcinelli per il gol del suo compagno Duca, se non sbaglio. Però il tocco mette in fuorigioco il giocatore del Modena. Al VAR praticamente lo convalidano e non si sa che cazzo hanno visto. Perché tenete presente che questa cosa qua praticamente cambia la partita. Perché questo tocco c'è stato, ha deviato nettamente il pallone e ha messo il giocatore davanti alla porta. Abbiamo preso l'1-0 per il Modena, che non c'era assolutamente. Il VAR non sappiamo come cazzo ha fatto a convalidarlo. E vabbè, qua si è scatenata una polemica molto grossa, in effetti anche grandi arbitri hanno detto che qua assolutamente c'è un errore del VAR, ma è evidente. Ma io non lo so, quando vedo queste cose a volte penso, ma c'è del marcio, eccetera. Io voglio sperare di no, però vorrei capire se siamo giunti ad avere il VAR e il VAR non riesce a vedere sta roba qua, cioè nel senso quella roba qua, ma la vedi anche d'occhio nudo. Viste e riviste, c'è anche diciamo, l'inquadratura dalla porta che con i giocatori che stanno arrivando e si vede nettamente che la palla cambia direzione, il giocatore è in fuorigioco e becchiamo 1-0. Ma il Parma non ci sta. Il Parma, una volta beccato gol,
praticamente va all'arrembaggio e si procura 200 miliardi di occasioni da gol, però c'è Superman in porta, c'è Šekulin, portiere di riserva del Modena, che alla sua terza partita da titolare, cosa fa? Ma decide di diventare Buffon, evidentemente magari lo diventerà, perché se gioca così ogni partita e continua così, Šekulin praticamente si ritrova in Serie A, a giocare una partita in qualità di Buffon, nuovo Buffon, perché diciamo si inventa 47.000 parate, una più bella dell'altra. Poi, dopodiché, si dovrebbe arrendere al tiro di Camara, su una fantastica azione di Camara, ma il tiro di Camara sbatte sulla traversa e torna in gioco. E quindi purtroppo il Parma è doppiamente sfigato. Scusate, reduci della tosse. Vabbè, il risultato è che Šekulin si guadagna l'appellativo di mostro, praticamente, in questa partita. Camara becca la traversa. Dopodiché c'è il calcio di rigore per il Parma. C'è il calcio di rigore del Parma e Dennis Mann lo tira, secondo me non malissimo, ma il portiere Šekulin ancora niente. Li paro tutte, paro anche le mosche, anche se ormai l'inverno è arrivato, ce ne sono di meno, lui le para tutte comunque. E niente, quindi prende anche il rigore di Dennis Mann, che purtroppo tira sull'angolo preferito dai mancini. Però c'è anche da dire che insomma lui la intuisce, la para anche bene, non era neanche in mezzo alla porta, fra l'altro andava dal basso verso l'alto, quindi comunque non ne faccio una grandissima colpa a Dennis Mann, anche se come rigorista sicuramente è meglio Benek, però vabbè, il risultato è che il rigore è parato, Parma che non si arrende nonostante tutto ancora e un Esteves batte una punizione sulla sinistra. La butta in mezzo bassa, pallone che filtra in mezzo 40 giocatori, in mezzo all'area, alla fine sul secondo palo arriva alla fine Partipilo che da due passi la butta dentro al 93esimo, Partipilo che tornava dopo l'infortunio, quindi ritorno con gol per Partipilo, ci regala il pareggio, lo ringraziamo e presto ti farò la figurina anche a te, Partipilo. E niente, a questo punto ci portiamo a casa un pareggio che ci sta stretto, perché ricordiamo che il primo tempo hanno fatto cagare entrambe le squadre, anche se il Parma poteva passare comunque in vantaggio. Il secondo tempo è esistito solo il Parma, con un Modena che cercava solo di infilare magari in contropiede di culo, sembrava sul Tirol 2 con il bus davanti alla porta, il Tardini. E niente, però alla fine ci dobbiamo accontentare dell'1-1 perché c'è stato in porta, c'è arrivato Superman e quindi se non c'era lui poteva finire tranquillamente 3-1 questa partita per il Parma, ma finisce 1-1. Teniamoci questo risultato, anche se mi lascia ovviamente l'amaro in bocca dopo aver perso Lecco, volevo ricominciare a vincere e vabbè. Comunque siamo primi insieme al Venezia che ci ha raggiunti purtroppo. Vabbè, però siamo ancora primi. Adesso andiamo a giocare sabato alle 16:15. Andiamo a giocare alla Spezia. E lì, Spezia, parti basse della classifica. Stavolta non dobbiamo fare Lecco 2, dobbiamo andarla a vincere e basta, perché non si può. Se no, ovviamente il passo non va bene, perché sconfitta, pareggio, adesso basta, bisogna andare a vincere assolutamente. E poi giocarsela una settimana dopo ancora in casa col Palermo e qua. Altro comunque big match che dobbiamo vincere a questo punto per dare un'impronta che siamo tornati noi. Cos'altro c'è da dire? Niente, non c'è da dire niente se non che l'arbitro Chiffi, scandaloso, 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 ma c'è solo quello perché noi senza quel gol di merda, diciamo che hanno fatto con evidente tocco che mette in fuorigioco il giocatore del Modena, noi avremmo vinto la partita. Purtroppo ci va male anche stavolta, speriamo che di non continuare così perché siamo un po' sfigati nelle ultime due partite, ma specialmente in questa perché comunque Lecco comunque abbiamo beccato in un qualche modo abbiamo preso tre gol.
Mentre oggi, cioè, nel senso, uno abbiamo preso falso come Giuda e quindi quello lì non c'era e quindi vincevamo la partita, anche solo 1-0 la vincevamo. Poi portiere ne ha parati 3 o 4 impossibili e boh, quindi questa partita l'abbiamo pareggiata solo per sfiga. E pensa che potevamo anche perderla. Cioè, è stato incredibile, cioè, perdere quella partita qua era veramente una roba assurda. Almeno siamo riusciti a portare a casa un pareggio, ma è veramente nel minimo sindacale perché è vergognoso quello che è successo, ma non tanto le parate di Seculin che se è Superman si confermerà, speriamo che le pari a tutti, d'ora in poi che pari qualsiasi cosa, però la cosa scandalosa è che l'arbitro Chiffi che ha fatto una porcata atomica, perché comunque... Questo qua la devi andare a vedere e quando la vai a vedere avresti visto che questo qua era assolutamente una cosa vergognosa. E al VAR hanno avuto un abbaglio, io non so cosa cazzo hanno visto, perché secondo me, non lo so, speriamo, io non voglio pensare male, però ragazzi, ma quando vedi una roba del genere, cioè nel senso, lo vedi nel replay normale in televisione, che è fuori gioco e c'è il tocco, che devia il pallone, devia la traiettoria. Come cazzo fai a non vederla al VAR che c'è 40.000 telecamere, fermo immagine, slow motion, lumachina e tutto quello che vuoi? Non lo so. Comunque, boh, finisco perché, vi ripeto, c'è la voce un po' giù, eccetera. E quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Come vedete, adesso non andiamo più a violare il copyright, ho messo questi belli sfondi che vanno, così i problemi non ce li abbiamo più e non mi tocca fare dei tagli automatici. E niente, boh. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi e a supportare il canale. E niente, ci vediamo alla prossima occasione. Stavolta il colore che vedete alle mie spalle, il colore rosso deve cambiare, deve diventare giallo-blu, quindi blu e giallo, ok? Non voglio più vedere sto cazzo di rosso che vuol dire un risultato che mi sta sul cazzo, eh? Vi saluto perché sennò arriviamo al numero 13 come minuto e mi fa cagare anche quello. Quindi un saluto dal mago, la magia sia con voi e forza Parma. Ciao!